Noi ci siamo così impegnati a non trascurare la casa del nostro Dio. Libro di Neemia, capitolo 10, verso 39. La casa del Signore. Ci sono tanti impegni lavorativi e molte attività da svolgere nella nostra vita, così come innumerevoli responsabilità. Però bisogna fare molta attenzione affinché le svariate faccende quotidiane non ci impediscano di assolvere al nostro dovere di essere assidui alle riunioni di culto, cosa per noi credenti molto importante. La parola di Dio, infatti, ci esorta chiaramente a non abbandonare la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare. Questo è scritto nella lettera agli Ebrei, al capitolo 10, al verso 25. È un impegno che bisogna prendere con assoluta serietà. Non bisogna però andare al culto soltanto per gustare la comunione fraterna e essere benedetti, ricevere consolazione da Dio, ma principalmente perché è comandato dal Signore stesso. Trascurare la casa del Signore potrebbe però anche equivalere a presenziare comunque alle riunioni di culto con il corpo, cioè essere presenti fisicamente, ma essere altrove con la nostra mente. Quando siamo presenti ai nostri incontri per adorare il Signore, dovremmo sentire la necessità di pregare, di testimoniare dell'opera che Dio ha compiuto in noi. Partecipare alle attività di servizio nella comunità dove il Signore ci ha posti e quindi prendere parte ad ogni cosa che si fa insieme nella casa del Signore. Il consiglio quindi è non permettere agli altri impegni di avere il sopravvento nella tua vita. Piuttosto assicurati di non trascurare il luogo nel quale c'è un popolo sicuramente imperfetto, ma che si raduna ed è insieme per offrire il culto a Dio e per farlo in spirito e verità.